Bene, rieccoci qui. Allora, lo specialist ce l'ho, ce l'ho. Non vi preoccupate se non me la vedete, se non, ve se non mi vedete il personaggio, perché non la tengo, perché voglio avere due spazi per tenermi il cecchino. Vabbè, mi hanno dato per l'evento queste due cassine che adesso aprirò e vedremo che armi mi escono. Vediamo un po'. Perché le apro perché mi manca poco e poi mi scadono. Ok, desert, gold. E porca miseria, cosa diamine sto facendo? Vai. Ecco, E-M, e buonanotte, che nome è? M107CQSE Giglio. Va bene, sono indeciso, quale posso provare per prima? Va bene, dai, la gold. Vabbè, mettiamola e... Ciao a tutti, sono Isaac29695, se non mi avete riconosciuto prima. E oggi recensirò quest'arma e anche l'altra. Allora, questa pistola è un po' tarocca quando vi abbassate. Già l'ho visto all'inizio perché se vi abbassate il mirino diminuisce tantissimo, cioè diventa molto più piccolo. Però l'arma rimane comunque sprecisa. Allora, intanto vi dico che questa è una pistola abbastanza forte che è fuori in due colpi e spara abbastanza lenta. La precisione non è buona, infatti è ottima per le corte distanze, distanze non molto grandi. E adesso vi faccio vedere un esempio. Guardate ad esempio, io abbassandomi vedo, cioè, un attimo, sì, guardate, vedete quello? Io mi abbasso e ce l'ho perfettamente dentro il mirino quel personaggio, ma non lo colpisco nemmeno con un colpo. Questo è per dimostrarvi che questa arma è una delle pochissime armi di Combat Arms che non spara dentro il mirino, spara un po' fuori. Cioè, non so che dire, anche quella in GP, perché questa si può anche prendere in GP, spara un po' fuori. Però è sempre buona. In questi casi di danno, vedete anche qui, identico. Vabbè, non so che dire. Questo, lasciamocelo perdere questo problemino qua. Vi spiego un attimo quelle GP che differenza. Cioè, non c'è nessuna differenza di statistiche, soltanto che quella là in GP ha 14 munizioni solo in totale. Questa qua invece ne ha 21. Cosa ci fai con 14 munizioni, madonna? Se per ogni persona ci saranno al massimo due colpi e anche al minimo circa. Puoi fare massimo fuori 7 persone se li becchi tutti in pieno. Cioè, assurdo un po'. Comunque, il danno è toglie, anzi, diciamo, lascia. Wow. Headshot. Che botta di culo. E guardate cosa. Cioè, faccio 3 kill, 2 headshot e un double kill. E guardate, mi vogliono subito kickare. E rischio. Se non sbaglio, in una partita mi hanno kickato una dopo di questa. Vabbè, lascia dai 9 ai 40 kp, dipende se uno c'ha l'armatura, lo Scorpion, oppure roba del genere. Se uno ad esempio c'ha lo Scorpion Specialist, ne approfitto per dire che una di queste armi qua, di queste pistole, toglie soltanto 40 ogni tanto. 40 kp. Cioè, 40 mi fanno fuori in 3 colpi invece che con 2. Per dirvi che la protezione serve molto. Qua... Una cosa brutta di queste pistole che fa fuori in due colpi, vedete cosa è appena successo? Ho fatto una fatica tremenda a colpirlo e poi me l'hanno ucciso perché aveva pochissima vita, basta un colpo di pistola, anche un pugno e muore. E cioè,
Se ti sprechi un casino di munizioni per farlo, per colpirlo un colpo e dopo è ancora vivo e muore subito dopo per un altro, non è che convenga molto. Preferirei una pistola che spara più veloce, no? Ma se nel caso vi trovate qualcuno che ha fatto un minimo danno caduto, che ha perso 10 HP, lo ammazzate quasi di sicuro per un colpo. Questa è la cosa vantaggiosa. La uso, quest'arma la uso in un match solo pistole perché mi dà fastidio usarla con tutte le armi. Riesco a fare kill anche contro giocatori che hanno tutte le armi, però meglio qua. Beh, abbastanza meglio. Per allenarsi, sì. Ecco, anche quello lì, stessa cosa, non li colpisco. Mi tocca andargli un po' più vicino. Guardate questo, madonna. LOL. È difficile colpirli con quest'arma, specialmente perché spara abbastanza lenta. Preferisco con questa, li colpisco più volte. Comunque avete visto, due colpi di pistola l'ho ammazzato dopo un colpo di questa bell'arma. Vabbè, qui mi massacrano. Non c'è niente da fare quando hai 3 HP. Oh! Non c'è niente da fare un corno. Lol. Vabbè. Detto questo, quest'arma un po' descritta così. Perché diamine gli hanno messo il colore oro? Gente, cioè, se ti trovi a Roma, ti vedono anche da Venezia che hai la pistola. Basta che la punti in alto e capisci. Cioè, ti vedono. Ok, è finita LOL. Bene, cambiamo allora. L'arma di prima, sì, è abbastanza buona. Dopo vedremo tutto il resto. E eccolo qua. È uno dei cecchini migliori, secondo me. Cecchini migliori. Cecchini. Per quello che intendo io, cecchini, cioè giocatori che stanno fermi in un punto a sparare e colpire i nemici. No, giocatori che vanno dritti verso la base avversaria e col cecchino fanno quickscope, no scope, eccetera, eccetera. Infatti questo cecchino è, per gli altri è un cecchino per camperoni. È vero in parte. Bisogna stare alla base e siccome c'è un mirino che mira anche dall'altra parte del mondo, uccidere la gente che si trova dall'altra parte del mondo, infatti. C'ha un mirino che va lontanissimo e è anche molto preciso come cecchino. Headshot. Vabbè, è uno dei cecchini migliori. Può essere, sì, ma non per i quickscope. Per i quickscope è il peggior cecchino che possiate mai prendere. A parte qualche altro cecchino, vabbè, ma proprio non è buono. Non è buono perché poi avvicina due volte. Se dovete fare quickscope, dovete avvicinarlo la seconda volta e poi ritirare indietro. Infatti, se notate, quando sparo io automaticamente tiro indietro il mirino perché sono abituato con altri cecchini. Con l'L96 precisamente. Ecco, vedete, ho trovato un'ottima postazione. Qui c'è mirare proprio da dove vengono fuori i nemici, da quella roba. Porca miseria. Vabbè, comunque, ne approfitto per dirvi che se vi interessa l'arma di prima, la Desert, dopo non so se si dice Desert Eagle, Desert Eagle penso, costa 650 GP se ricordo bene e si sblocca MSG3, mentre questo qui è un cecchino che non ho ancora sbloccato e costa non lo so quanto. Non so se lo dovrei sbloccare verso i livelli 1LT o capitano, una roba del genere. Ma che diamine ho fatto qui? Olè, ecco. Chi è che mi ha fatto fuori? Ah, perfetto. E addirittura si ricarica la vita. Ma adesso viene fuori da quel punto, io la guardo e un bel... Olè! Morto. Si è ricaricata per niente. Guarda se riuscite a vedere. No, è qui che si sì. È boh, è qui che si guardate che succede. Olè! Attraverso due reti, reti cambio quel cazzo. Allora, che bello, è morto. Sono morto pure io. Ho fatto un bel double quello. Round start. Ah, e vi dico anche... No, beh sì, potrei vedere... No, aspettate un attimo, qui...
Porca miseria. Non ho parole. E dai. Comunque questo cecchino è preciso, sì, ma... Cosa? Ho sparato dall'altra parte e l'ho colpito, lol. questo cecchino è preciso, ma... Disprecisione poca rispetto ad altri cecchini, vedete? Cioè, riesco ad ucciderli a quelle distanze e attraverso... Porte, mezze porte, vedete? Ecco. E dai. Odio queste catene qua, queste... queste robe qua, queste specie di... Li odio perché sempre mi intralciano quando faccio il cecchino. Molti kill, lol. E qui ho fatto un multi in questo modo, ma anche un multi circa come cecchino quella che va in giro, lol. E per due volte, anche adesso, se avete visto, stavo per rischiare l'ultra prima. Cioè, potevo farlo, ma purtroppo è venuto quel bel personaggio a cui io darei un bel premio Oscar, che è venuto a rompermi. Oh, guarda, mi hanno ucciso e dovrebbe finire qui la partita. Perfetto. La partita è finita qui e... prima voglio far vedere un'altra cosa. Prima di fare tutto quanto, vedere tutte le statistiche, adesso voglio far vedere queste cose qua. È una partita di un minuto perché sono entrato tardi. È una delle 10 partite che facevo per prendermi la cassa che c'era all'evento. E guardate cosa faccio. Certo, faccio l'ultima kill, questo è vero. E porca miseria, ancora rischiato il multi, però vabbè. Adesso io, vedete, vado qua, trovo un Black Magnum. O no, lo trovo la prossima volta, trovo un Black Magnum. Sto zitto per il momento. Round start. Ecco, trovo un Black Magnum. Adesso, guai a chi mi dice che il Black Magnum è precisissimo. Non l'ho colpito. Cambio cecchino e... Ditemi voi chi è più preciso. Allora, Desert Eagle Gold e M107 CQB Giglia. Sono competizione, vabbè. È una pistola, danno abbastanza alto, precisione... poco. Fa errate poco, recoil abbastanza, ho fatto un ultra che ho una foto e totale 75%. L'altra è un sniper, danno quasi alto perché ogni tanto fa fuori due colpi, precisione quasi massimo perché ogni tanto sballa. Fa errate è alto perché vi permette di sparare senza... cioè il mirino rimane sempre ok. E massimo cavolo che ho fatto un multi, quindi 80%, vince l'M107 CQ Ghillie. La prossima arma che recensirò sarà...